grazie a voi. Nome della Fondazione Zanetti, no? Certo, nome della Fondazione, per la nostra carissima avvocatore Lea. No, sei pronto? Il nostro attore che presenterà questo libro, che tu ti occupi di questo tema, giusto? Sì, 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 faccio la mediatrice familiare. Aspettavo il provvedimento del tribunale per i minorenni. Certamente Sonia mi sarebbe stata affidata, come aveva chiesto il mio legale nel ricorso a suo tempo presentato. Anche i tempi di visita per Marco sarebbero stati determinati dall'organo giudiziario, secondo un calendario che mi auguravo equilibrato e attento alle esigenze della bambina. Ero quindi abbastanza tranquilla e ottimista, e ciò fino a quel fatidico giorno, il 2 ottobre. Quella data non la dimenticherò mai. Intravidi nella penombra dell'androne 4 persone, l'assistente sociale, lo psicologo, 2 vigili urbani. Mi sventolavano sotto il naso un pezzo di carta e mi dicevano che dovevano prelevare mia figlia per consegnarla al padre, a Reggio Emilia. Li guardavo con sgomento, non capivo. Che cosa stavano dicendo quelle persone? Certamente c'era un equivoco. Mi feci rileggere il provvedimento del tribunale per i minorenni, mentre l'assistente sociale continuava ad agitare nervosamente l'atto giudiziario che stringeva con forza, temendo evidentemente qualche reazione da parte mia. Intanto si era avvicinata mia madre. Bisognava telefonare al nostro legale, diceva in modo concitato la povera donna. Dobbiamo avvertirlo, vedrai, si tratta senz'altro di un errore, ripeteva mia madre. Ma la psicologa non la degnava di uno sguardo e con voce suadente mi consigliava di consegnarle subito Sonia. Il provvedimento del tribunale per i minorenni parlava chiaro, mi ribadivano, bisognava darvi attuazione con la massima urgenza. Dopo tanti anni che affronto queste tematiche nelle aule dei tribunali, ho sentito il bisogno di renderle a un pubblico più vasto. Della violenza non se ne parla mai abbastanza, però bisogna imparare a conoscerla. La violenza più infida, la più grave, è quella, la violenza psicologica nei confronti dei figli. È un problema sociale, dobbiamo sensibilizzare l'opinione pubblica. La gente deve capire qual è il problema. Per questo il libro, non ho scritto un libro perché mi è venuta l'idea di fare la scrittrice, no. Io sono un avvocato che combatto nelle aule dei tribunali da anni, ma ho sentito il bisogno di parlarne perché ho capito che le persone, quando toccano con mano la situazione, si rendono conto. Quando invece ne parliamo così, sentono il fatto di un amico, dicono ma è possibile, però finisce tutto lì. Invece dobbiamo essere coinvolti. Se noi leggiamo queste storie nei libri, capiamo, ci rendiamo conto, e l'unione fa la forza, dobbiamo combattere tutti assieme. La mia parte l'ho fatta e lo sto facendo, ed è quella proprio di fare promozione. Io sono stata gratificata dal risultato perché ho capito che il problema interessa alla gente, ma interessa nel momento che capiscono le situazioni. Non si può parlare tecnicamente di un problema, perché la gente a un certo punto non sono della materia, può capire una dei lavori, ma gli altri devono capirlo con gli esempi. E gli esempi come li facciamo? Li portiamo, scriviamo nei libri, facciamo convegni, sensibilizziamo e cerchiamo di trovare una soluzione. Per esempio, una soluzione che io proponevo, l'ho proposta diverse volte, è quella della mediazione familiare, ma che deve essere obbligatoria. Adesso la mediazione familiare, per esempio, è facoltativa, no? Nessuno la vuol fare, ma non come mediazione alternativa alle procedure, come aiuto, diciamo, integrazione. Allora, innanzitutto, buonasera a tutti. Sono particolarmente, diciamo, contento di questo libro che l'ha votato Nardai, diciamo, perché è un libro, come diceva Marianna, coraggioso, ma è un libro anche, diciamo, che, come diceva l'avvocato stesso, l'autrice, entra nel cuore, perché probabilmente ha il merito di attirare l'attenzione su una realtà sommersa, eppure così prepotentemente viva, no? Nel senso che innanzitutto parlano uomini e donne, questo mi ha molto colpito positivamente, no? Perché è esattamente così. Nelle queste sordide guerre, diciamo, giudiziarie, chi vi parla è uno delle, diciamo, dei,
delle vittime. Insomma, io ho vissuto questa situazione, c'è anche il mio figlio qui presente in sala, nascosto nelle ultime file da qualche parte. E sono un papà che ha vissuto questa, diciamo, una di queste guerre, no? Che sono comunque devastanti, che sono comunque prive di vincitori, sono tutti vinti, in modo particolare sono vinti i figli, diciamo, i bambini. È il genitore che generalmente intuisce questo, no? Diciamo che può essere uomo o donna, perché spesso la nonna può avere, diciamo, un carattere e l'uomo ne può avere un altro. È sensibilità, ha voglia di dire, diciamo, o carattere, non dipendono nulla dal sesso. Allora, il genitore che ha questa intuizione che le vere e sole vittime di una tragedia del genere sono i bambini, sono i figli, comunque è destinato a vivere delle odissee giudiziarie, no? Quindi il fatto, diciamo, di odissee che si consumano spesso o perché ci sono delle trame, dei consiglieri, diciamo, a volte anche delle malattie psichiche, per cui il desiderio di rivalsa prevale addirittura su quella che dovrebbe essere la BC, cioè l'amore dei figli che viene innanzitutto, ma molto spesso anche perché la situazione sia giudiziaria e l'aridità di un tribunale, l'aridità di una classe, mi perdoni, perché lo stesso legale qui presente è un esempio luminoso invece di una sensibilità che può esserci e deve esserci in questo tipo di lavoro. C'è una classe, dicevo, legale che non è assolutamente vincolata in alcun modo a diciamo, considerare nelle cause in cui sono coinvolti dei minorenni, a proteggerli anche non istigando, non, diciamo, inzigando, mi viene da dire questa parola che rende bene l'idea, i genitori in guerra a commettere atti sempre più, diciamo, devastanti per i figli e che fanno perdere poi al genitore che se ne rende protagonista ogni contatto paradossalmente con i figli, perché i figli poi crescono e naturalmente, diciamo, respingono con, diciamo, con forza, con decisione tutte quelle situazioni che li fanno sentire a disagio. Lei è stata, diciamo, protagonista di un'iniziativa molto interessante, cioè nel senso lei ha proposto un organo giudiziario che sia specificamente competente su queste problematiche che coinvolgono non l'arido diritto di famiglia patrimoniale, ma dove le situazioni affettive e psicologiche dei minori impongono una competenza, diciamo, specializzata particolare. E quindi sarebbe, passatemi l'espressione, non vuole essere tecnica giuridica, ma sarebbe come una sorta di authority complessa in una situazione che secondo me merita una specializzazione. Il mio legale, dopo aver allegato il provvedimento del Tribunale Ordinario Civile che aveva affidato a me le due bambine, sollecitò con un'ulteriore istanza il Tribunale per i minorenni onde ottenere quella pronuncia che, se fosse stata emessa all'epoca in cui era stata chiesta, avrebbe certamente potuto evitare i danni devastanti che il protrarsi dei molteplici interventi giudiziari e delle inutili e dispendiose perizie aveva senz'altro arrecato. Ma l'organo giudiziario rimase ancora silente. Mia moglie, nel frattempo, vedeva regolarmente Lisa, che però andava a trovare la madre e la sorella con sempre maggior difficoltà. Anna era diventata particolarmente violenta con lei e non le perdonava di essere rimasta a vivere con me. In uno degli ultimi incontri l'aveva aggredita e insultata più volte per avermi preferito a lei. Viveva questa scelta come un affronto personale. Non si limitava a dei semplici rimproveri, ma l'apostrofava con offese e ingiurie pesanti, finché un giorno, dopo averla trattenuta a casa contro la sua volontà, arrivò addirittura ad aggredirla sputandola in faccia. Il tutto dopo averla picchiata, strattonata e spinta violentemente contro la porta, tanto da procurarle un evidente ematoma nella zona frontale. Quanto era successo era gravissimo, per cui mi vidi costretto a sporgere una querela nei confronti di Anna. Speravo in cuor mio che la serietà e la drammaticità di quest'ennesimo episodio avrebbero indotto il pubblico ministero ad intervenire urgentemente, prendendo gli opportuni provvedimenti contro mia moglie. Ma purtroppo non fu così. La storia a cui si riferisce la lettura che avete appena ascoltato è quella di due bambine, Alessandra e Lisa, che si ritrovano in una situazione paradossale, cioè sono figlie ovviamente di una coppia che si sta separando, la mamma è un soggetto, diciamo, psichicamente un po' debole, tendente all'alcolismo, alla depressione, insomma è una situazione oggettivamente forte,
e alla fine della storia le due ragazze si trovano a vivere una col padre e una con la madre, ed è una storia emblematica di tutta una serie di denunce che sono, diciamo, il filo rouge di questo libro, e che nella sua prefazione al libro Carlo Nordio riassume in due punti fondamentali che anche lei sottolinea nelle sue prefazioni alle singole storie, e cioè una sorta di diffusa impreparazione tecnica degli attori del processo di separazione, inteso nel senso più lato possibile, di queste famiglie in cui ci siano dei minori, e un sistema, quindi una struttura giudiziaria ingarbugliata e bizantina, dice Nordio, cioè tendente all'arzigogolo anche fino a se stesso, a cui si aggiungono poi i tempi classici che conosciamo nella giustizia e i continui trasferimenti dei giudici che si occupano dei singoli casi, che finiscono con dilatare i tempi, eccetera. L'appendice del libro è la sua proposta di legge per disciplinare questo settore, che risale al 95. La domanda che le faccio è: dal 95 a oggi, oltre a essere rimasta appunto una proposta di legge, quindi a non aver trovato sbocco, è ancora valida? La mia riforma è che io, in fondo al libro, alla parte finale del libro, ho allegato una proposta di legge che è passata alla Commissione Giustizia, quindi non è che è rimasta ferma. Dopodiché, naturalmente, le proposte cadono nel tempo, perché ci sono sempre delle priorità, la famiglia viene sempre dopo il secondo posto. Io dico a questo punto le stesse cose che io ho detto 20 anni fa, perché il primo episodio che racconto è uguale a quello che è successo adesso a Padova, Cittadella, se l'avete sentito. Io la racconto a una bambina di 14 mesi entrata dalle forze pubbliche in casa, ha portato via la bambina, di 14 mesi per portarla a 300 km da un papà che quasi non la conosceva, l'aveva vista 2 volte. Quindi non è una cosa eccezionale, è una cosa che dura da anni e anni. Ma io dico, se noi non ne prendiamo atto e non portiamo avanti queste situazioni, non possiamo risolverle. La mia proposta legge attuale è necessario fare, bisogna ridurre i tempi della giustizia, evitare le sovrapposizioni di competenze. Adesso c'è il tribunale civile ordinario, il tribunale dei minorenni, il giudice dell'esecuzione, il giudice tutelare. C'è una sovrapposizione, uno dice una cosa, uno dice l'altra, a un certo punto, invece di aiutarsi tra di loro, vengono fuori delle situazioni paradossali, tipo il caso che ha raccontato prima la dottoressa delle due sorelle che sono rimaste, una col padre, una con la madre, nonostante il giudice del tribunale civile ordinario in sede di divorzio l'avesse affidata entrambe al padre. Ma la madre, con i suoi sotterfugi martingeli, è riuscita a trattenere una delle figlie, metterla contro il padre. Vi dico come è andato a finire, perché nel libro non c'è la finale, ma ve la racconto io. È andato a finire che quella che è rimasta col padre è andata a fare l'università, studia all'estero. L'altra, che è rimasta con la mamma e faceva quel che voleva, perché la mamma, per trattenerla, la lasciava libera di andare dove voleva, la ragazza si è rovinata, non ha finito le scuole, è andata a lavorare nel supermercato e l'hanno colta mentre rubava, quindi ha dei problemi. Quindi vedete che situazione che è venuta fuori. Questa parte finale naturalmente non l'ho raccontata, perché non era, all'epoca che l'ho scritto non eravamo ancora arrivati a questo punto. Dicevo, la sovrapposizione e poi anche l'interpretazione dei magistrati. I magistrati sono preparati in generale, però nel caso specifico del diritto di famiglia la preparazione la fanno sul campo, vengono da altre realtà, hanno fatto magari diritto fallimentare, diritto societario. Poi vengono diritto di famiglia, il primo che si trova a trovare su un giudice che fa le prime esperienze, e non so, per me è una fregatura, scusate se lo dico. Io ho avuto proprio un caso in cui c'è stata una situazione con un giudice che ha dato una sentenza terribile. E perché? Perché veniva dal penale e non aveva esperienza. Lui l'ha vista così, poi naturalmente c'è il secondo grado, c'è il terzo grado, però voi tenete presente, tenuto i tempi della giustizia sono lunghissimi, ma come facciamo a fare tribunale per la famiglia che non abbiamo neanche i soldi per fare, diciamo, utilizzare le risorse che abbiamo? Dobbiamo cercare di fare delle cose che hanno senso logico, è inutile che facciamo delle cose che non si possono fare. Facciamo un tribunale utilizzando le stesse risorse che abbiamo, cioè il giudice con un pool di esperti, mettiamo vicino degli esperti. Il giudice non ha quella competenza tecnica o culturale proprio di uno specialista in materia, c'è poco da fare.
Allora, è necessario utilizzare, diciamo, i giudici con pool di esperti, uno psicologo, un neurologo, un diciamo, pediatra, a seconda dei casi. Poi, se c'è bisogno di servizi sociali, questi servizi sociali vengono collegati e vengono utilizzati per fare una tradunione. C'è uno psicologo che li segue, non come adesso. Il giudice va da una parte, il psicologo, il servizio sociale ha una larga discrezionalità, decide ma sulla pelle degli altri, perché non c'è nessun collegamento tra le diverse figure professionali. Allora, immaginate che lo stesso caso io, diciamo, miei figli ne avrebbero incontrati forse, diciamo, 10-15 in 7 anni, quindi, diciamo, cosa succede? Ogni volta tu ricominci da zero, no? Poi, come dicevo prima, ovviamente se c'è qualcuno dietro che è interessato a strumentalizzare qualunque vicenda, eccetera, è chiaro che parte l'allarme. Allora poi scatta in questi operatori, magari giovani, esperti, come diceva l'avvocato, la sindrome dell'io ti salverò. Io metto a posto tutto, quella ha bisogno di fede, come si può lasciare il papà matto, la mamma matta fuori dalla tua vita, quell'altro così. Ma, diciamo, non bisogna mai per tutto questo, può essere sano, ma... Oppure quando non capiscono, no? Per esempio una cosa, se tu hai dall'altra parte un coniuge che ti riempie di denunce, di trappole, ci sono anche i trappolosi, nel libro li trovate, cioè grida finta, aiuto, mi sta massacrando, messaggini da cui viene descritta una situazione che tu stenti all'inizio a capire cosa sta succedendo, che servono già finalizzate a preparare una situazione giudiziale, quindi questo conflitto diventa l'intifaccia, cioè domina completamente tutto quello. Allora, di fronte a una situazione del genere, poi non capiscono, dice, ah, c'è una conflittualità genitoriale, ho capito, ma se viene da una parte, no? Come si potrebbe avviare, diciamo, un dialogo costruttivo in queste situazioni? Una sera fui investito da una musica assordante. Notai tutte le luci accese nell'abitazione dove stava mia moglie e trovai la cosa piuttosto inconsueta. Entrai e mi si presentò uno scenario allucinante. L'appartamento era vuoto, la televisione e la radio andavano a tutto volume. Le luci di tutte le stanze erano accese, i cassetti degli armadi aperti e completamente svuotati, i letti disfatti, pentole e piatti sporchi dentro il lavello, immondizie dappertutto, muri rigati e imbrattati, persino escrementi di gatto in cucina. In casa regnava un disordine pazzesco. Mi si raggelò il sangue. Chiamai subito il mio legale, informai pure la psicologa che mi raggiunse. Furono allertate immediatamente le forze dell'ordine, che vennero ben 4 giorni dopo. Scattai alcune foto durante l'irruzione delle forze dell'ordine solo per dare un'idea della drammaticità della scoperta e dello scempio della casa. Gli stessi agenti, constatata la gravità della situazione, mi consigliarono di sporgere denuncia per sottrazione di minore, cosa che il mio legale, peraltro, aveva già predisposto e presentato prontamente. Capii immediatamente che Pamela non sarebbe più ritornata e che avrei così perso per sempre anche i miei figli. Io semplicemente non ho parlato volutamente moltissimo nel mio caso, nel senso ho fatto capire quello che mi ritengo giusto e può valere sul piano nazionale. Io credo che i miei ragazzi, diciamo, uno a due, sono Alessandro e Cappello, uno a 20 anni, io uscito appunto, come diceva la nostra collega, diciamo, li vedo sereni, questa è la cosa, e credo che questo, diciamo, sia stato possibile proprio attraverso, ecco perché io dicevo, non voglio parlare di appello e altre cose, però... Io ho cercato sempre di non portare mai a casa, diciamo, anche di sorridere paradossalmente, anche sui tormenti, no, che possono nascere, tipo vai da scuola, esci da scuola, ma perché dobbiamo andare da questi, cioè non puoi mangiare a casa, mangia la pizza, strafogata, si deve stare, cioè un ragazzino di 12, cioè, si rompe, poi ogni volta raccontare di cose così intime a persone strane, no, che comunque, diciamo, esattamente, sempre questi, quindi ti fanno comunque rivivere quel dramma, quel fastidio. Il mio solo e unico pensiero era rendere più sciocco, e questo non perché io sia padre coraggio, ma semplicemente perché penso che ogni genitore che lucidamente riesce a non perdere di vista, perfino in quei momenti che vengono, perché voglio precisare, sono momenti in cui avrei messo delle cariche di esplosivo tranquillamente, cioè se avessi dato ragione al mio impulso originario, no? Poi appunto guardavo con gli occhi quella cosa, cioè per me è sempre stato plateale il loro bisogno d'amore, ovvio, diciamo, nessuno, e questo lo voglio dire molto chiaramente, io ho sempre sostenuto e ripeterò sempre fino alla morte, per esempio io continuo a insistere, tanto che oggi mi fiso, mi dice se non rompi, eccetera,
andate a salutare la mamma, almeno per Natale. L'ultima discussione violenta abbiamo avuto a Natale, perché io dicevo, chiamate la voi, dice lei non chiami, vabbè, non importa, chiamate voi. Lo continuo a fare solo perché ho voluto vedessero, in me non c'è, non ci sarà mai odio. Il presidente regione del Veneto, Luca Zaia. L'importanza di figli violati non solo come opera letteraria nell'ambito giuridico, ma anche come opera morale, sociale e di forte impatto per la nostra società. Il tuo contributo evidenzia come la responsabilità dei genitori e delle istituzioni verso i figli non siano dei temi di attualità da trattare superficialmente, ma siano un aspetto importante per tutti noi e per l'opinione pubblica. E il tuo libro ha il grande merito di sensibilizzare i lettori su un aspetto che può coinvolgere da vicino il nostro vissuto quotidiano. I figli sono i cittadini di domani, sono il futuro e noi abbiamo il dovere di crescerli, di educarli e soprattutto di tutelare i loro diritti. Per farlo dobbiamo essere i primi a tracciare un percorso virtuoso, mettendo in luce gli aspetti critici, cercando di trovare le soluzioni migliori e sensibilizzando la società. Il vicario giudiziale, dottor Donaldo Andreotti. La ringrazio vivamente per avermi fatto partecipe del suo lavoro, che speriamo aiuti questi padri e queste madri, sofferenti per la separazione, ma molto spesso anche rinchiusi nella loro ansia di sopravvivere al fallimento coniugale, a riflettere su certe scelte d'egoismo che scolorano anche i rapporti che dovrebbero essere della più schietta gratuità, quelli con i figli. Figli di entrambi, figli che anelano ad avere un padre e una madre, non in prestito. Forse la presentazione del suo libro potrà provocare un poco anche la cultura che esalta, non si può più dire per come vanno le cose, che tollera, la provvisorietà dell'amore sponsale, senza accorgersi che questa provvisorietà permea ogni altra certezza e sicurezza. Finalmente bisognerà che crescano culture di costruzione dell'unità e non solo di rivendicazione di libertà, o per meglio dire di far ciò che pare, protetta dalla convinzione che non si fa male a nessuno. Perché il suo libro forse dirà che fare ciò che pare spesso a qualcuno fa davvero male ed in misura purtroppo duratura. Il vicario giudiziale, dottor Donaldo Andreotti. La ringrazio vivamente per avermi fatto partecipe del suo lavoro, che speriamo aiuti questi padri e queste madri, sofferenti per la separazione, ma molto spesso anche rinchiusi nella loro ansia di sopravvivere al fallimento coniugale, a riflettere su certe scelte d'egoismo che scolorano anche i rapporti che dovrebbero essere della più schietta gratuità, quelli con i figli. Figli di entrambi, figli che anelano ad avere un padre e una madre, non in prestito. Perché il suo libro forse dirà che fare ciò che pare spesso a qualcuno fa davvero male ed in misura purtroppo duratura. Grazie. Grazie. Il dottor Regolo Luciano, bravissimo, un giornalista famoso, Roberto Carruba, bravissimo, cugino del professor Carruba, che purtroppo non ha potuto venire perché ha avuto un lutto familiare, ma tutto è andato benissimo. Io bene, dicono bene, sono stata molto contenta della serata. So che è piaciuto, il Corriere della Sera ha fatto un bell'articolo con la mia foto e il premio che ho preso, il premio internazionale a Roma, omaggio ad Aldo Fabrizi. Intanto faccio il libro dei padri, vediamo adesso il titolo, ma comunque si tratta di padri violati. E poi faremo anche il libro sui nonni, perché i nonni hanno anche il loro diritto di avere qualcosa che li aiuti a superare questi problemi che riguardano un po' tutte le famiglie. Ciao, alla prossima! Un libro un giorno. Magari, sarebbe un grande onore. Come no, le chiedo.